c'è un punto vaccinale organizzato alla perfezione. Siamo tutti qua per fare qualcosa per quelli che sono meno fortunati di tutti noi o per coloro i quali a causa della loro vulnerabilità hanno bisogno di sentirsi chiamati di venire in un centro che li sappia accogliere e li sappia coccolare e proteggere meglio che da altre parti. Quindi questo è il senso di questa campagna vaccinale, non lasciare nessuno indietro, non solo dal punto di vista geografico, qui ci sono medici, infermieri, operatori sociosanitari, operatori amministrativi che in maniera totalmente gratuita donano parte del proprio tempo libero per una causa, per il bene comune. Il vaccino di ognuno è un aiuto alla salute di tutti. Noi partiamo da un'idea, che è quella che ci ha detto Papa Francesco nel pieno della pandemia. Ci si salva solo insieme. Le nostre vite sono legate, tutte le vite contano e valgono e nessuno deve rimanere escluso. Quest'opera è importante, è un inizio e darà molta speranza a chi riceve il vaccino, ma anche a tutti i cittadini di Roma, del Lazio, tutti gli italiani che hanno a che fare e che incontrano queste persone. Nessuno si è escluso, non abituiamoci a più morti, anzi abituiamoci a più vita, questo è il nostro slogan di oggi. Adesso inizia una fase diversa, una fase in cui se un cittadino non va al vaccino, il vaccino deve andare al cittadino. Questo lo stiamo facendo utilizzando tutte le forme a nostra disposizione. Una è sicuramente questa che si avvia via oggi, un lavoro prezioso, un lavoro anche di qualità, un lavoro che sicuramente guarda l'aspetto sanitario, ma è anche l'aspetto umano, un lavoro fatto con amore. Questo per noi è molto molto importante. Questa è un'ulteriore occasione in cui poter fare la differenza nella vita dei più fragili. Io voi personalmente, a livello globale, come Presidente internazionale, ho preso una posizione molto molto rigida, dura, sul fatto che il vaccino non è un privilegio ed è ovvio che proprio a maggior ragione dobbiamo fare che questo non accada nel nostro paese, che i più fragili, gli ultimi, gli esclusi, e aggiungo non soltanto coloro che sono in fase di regolarizzazione, ma anche coloro che sono irregolari, hanno diritto immediato all'accesso al vaccino secondo i criteri che vengono dati, e devo dire che comunque fino ad oggi tutte le strutture, anche la struttura del generale Figliolo, l'assessore D'Amato, nessuno si è tirato indietro, ma c'è stata una bellissima sinergia e collaborazione che credo potrà dare i suoi frutti.